È giunto il momento di opporsi risolutamente all'uso coatto della lingua inglese come sola lingua consentita nel tempo della mondializzazione. È altresì giunto il momento di riappropriarci della nostra lingua nazionale, la lingua che fu di Dante e di Petrarca, di Benedetto Croce e di Gioberti, di Machiavelli e di Gramsci. Oggi viene imposto a tutti i popoli del mondo l'impiego della lingua inglese come medium comunicativo, con l'obiettivo, si dice, di favorire la comunicazione e lo scambio culturale fra i popoli. In realtà l'obiettivo perseguito dal capitale è esattamente quello opposto: annullare le identità culturali e linguistiche dei popoli, di modo che essi si riconfigurino come entità astratte, globalizzate, coerenti con l'unico modello consentito, quello omogeneo, al mondialismo. Ecco perché oggi resistere al mondialismo e difendere i valori della democrazia e dei diritti sociali significa anche portare avanti l'interesse della propria lingua nazionale, opporsi fermamente all'impiego dell'inglese, o anche, per dirla con i quaderni del carcere di Gramsci, opporsi all'esterofilia compulsiva e all'apatriottismo imposto come cifra del mondialismo. L'inglese oggi, proprio come il latinorum dei Promessi Sposi, viene utilizzato con una funzione duplice. Per un verso serve a ottenebrare le menti dei semplici, di modo che essi, al cospetto di parole e dilemmi nella lingua inglese, austerity, spending review, fiscal compact e così via, si inchinino e non oppongano resistenza, pensando che quelle parole incomprensibili veicolino valori e realtà che non possono essere messe in discussione, ma debbono essere accettate, proprio come nel latinorum di manzoniana memoria. In secondo luogo, in maniera convergente, l'uso coatto e fuorviante della lingua inglese ai danni del popolo serve a presentare in forma autoritativa concetti e realtà che in realtà sono scelte politiche di classe precise. Anziché dire austerità si dice austerity, anziché dire governo ad opera del mercato si dice governance, anziché dire tagli lineari alla spesa pubblica si dice spending review, e in questo modo viene presentato come oggettivo, necessitato, neutro, autorevolmente scelto quello che in realtà è un campo politico di classe con una chiara curvatura neoliberista e ultracapitalista a detrimento delle classi lavoratrici e popolari. Ecco, per tutte queste ragioni credo che occorra oggi ripartire dalla lingua nazionale. Prima l'italiano, dunque, che non significa rinunzia all'uso della lingua inglese, che anzi può figurare come medium necessario in compresenza di popoli altri. Per comunicare con un giapponese o con un cinese è certo necessario l'utilizzo della lingua inglese, ma ciò non deve indurre ad abbandonare la propria lingua nazionale, come sta avvenendo oggi nel quadro globalizzato di una mondializzazione, di una globalizzazione che sempre più si presenta anche come una anglobalizzazione, come l'imposizione di un'unica lingua globale per tutti i popoli del pianeta e quindi con la rinuncia connessa per tutti i popoli del pianeta alla propria cultura e alla propria identità. Prima l'italiano, dunque. In terra d'Italia occorre ripartire dalla nostra lingua nazionale per custodire, come diceva Herder, le proprie culture e le proprie tradizioni. Le lingue sono gli scrigni dei popoli, diceva Herder. E Gramsci nei quaderni dice che la lingua è un museo in cui sono custoditi i fossili di un popolo, dove vi è tutta la storia evolutiva di un popolo. La lingua non è qualcosa di statico, ma è qualcosa di diveniente, qualcosa che si arricchisce dinamicamente, che pone in connessione dinamica il presente dei viventi con il passato della tradizione. La lingua si evolve mediante l'incontro e la fusione costante fra passato e presente. Ecco perché in essa è operativo l'elemento storico e la messa costante in connessione del passato, delle radici, con il presente, con coloro i quali abitano nel presente. Si consideri inoltre che oggi la lingua che la anglobalizzazione ci impone non è l'inglese di Shakespeare e di Wilde, che è esso stesso intrinsecamente culturale e massimamente degno di essere studiato e appreso e parlato eventualmente per i più bravi. Al contrario, la lingua che la mondializzazione ci impone è quella che gli inglesi, a giusta ragione, definiscono sprezzantemente globish,
una lingua che nulla ha a che vedere con l'inglese classico di Shakespeare o di Wilde, e che è invece l'inglese puramente mercatistico, asimbolico, aprospettico, che serve non già a comunicare in maniera culturale, ma semplicemente a trasmettere informazioni operazionali per gli uomini come servi della tecnica, diremmo con Heidegger, come individui che semplicemente si relazionano nel campo di forza del mercato, privi ormai di un'identità culturale, di una visione prospettica e progettuale. Ecco perché ripartire dalle lingue nazionali, e segnatamente dall'italiano per noi che abitiamo nella penisola italiana, è fondamentale come reazione alla mondializzazione dei corpi e delle coscienze e come tentativo di rivalorizzare la propria comunità in maniera democratica. Le comunità oggi sono gli ultimi baluardi delle democrazie ed è solo nella comunità che oggi esiste la democrazia, più precisamente le democrazie oggi esistono come comunità resistenti alla mondializzazione americanocentrica che sta sradicando i popoli a livello sia materiale sia immateriale, sia reale sia simbolico. Ripartiamo dunque dalla nostra lingua nazionale, senza dimenticare le altre, naturalmente. Ciascuno di noi più lingue sa, meglio è. L'inglese, il tedesco, il francese. In fondo l'Europa esiste come pluralità di lingue e di culture e si è tanto più europei quanto più si conoscono le altre culture, senza tuttavia obliare la propria, come invece oggi sta sciaguratamente accadendo in Italia, dove sempre più si promuove l'uso della lingua inglese e l'abbandono della lingua nazionale italiana.